Il magma creativo di Gian Lorenzo Bernini, artista poliedrico, scultore, architetto, pittore, scenografo del XVII secolo, in mostra ai Musei Vaticani con alcuni modelli realizzati per gli altari della Cattedra e del Santissimo Sacramento della Basilica di San Pietro. Le opere Quattro Angeli, di cui due piccoli e due grandi, e le teste dei padri della Chiesa, realizzati in terra cruda e paglia, lasciano senza parole per la straordinaria plasticità ed espressività. È una mostra interamente realizzata all'interno dei Musei Vaticani e nasce così da un problema tecnico che succede nell'istituzione. 43 opere sono partite per Mosca, per una grande mostra alla Tetyakov Gallery di quella città e si erano spogliati varie sale, in particolare la sala barocca con Caravaggio, Guercino, Poussin. E abbiamo pensato con che cosa sostituiamo dei capolavori? Non altro che con dei capolavori. E il caso ha voluto che i restauratori, tra cui Flavia Callori e anche Andrea Carignani, responsabile delle mostre, hanno avuto questa intuizione: il restauro dei capolavori di Bernini, dei grandi modelli per la Cattedra di San Pietro e dell'altare del Santissimo Sacramento, erano appena restaurati, erano finiti di restauro dopo un lungo restauro, durato 5 anni. E combaciavano proprio i tempi e quindi velocemente abbiamo deciso di allestire questa mostra in casa, senza grandi spese, e unendo a questi gli altri modelli di Bernini per creare una sorta appunto di mostra che così dialogasse i modelli grandi con i mozzetti più piccoli che provenivano dall'archivio Chigi e poi arrivati tramite le collezioni della Biblioteca Vaticana e qui i Musei Vaticani nel 2000. Rappresentano l'idea creativa di Bernini, proprio il primo processo, l'idea che viene trasferita e plasmata sulla materia, tant'è che addirittura si trovano le impronte digitali sia di Bernini che dei suoi collaboratori. È come fosse un primo schizzo, una prima idea che viene plasmata e concretizzata in questa terra cruda e paglia, anche in materiale, un materiale molto fragile e molto plasmabile. Abbiamo sottoposto questi angeli innanzitutto a un trattamento di conservativo, di strutturale sugli elementi di sostegno, il consolidamento di questa, la statica sulla, e poi è un lavoro di eliminazione di tutto ciò che era stato aggiunto in passato, di materiali più duri del materiale costituente, per esempio il gesso, cioè il gesso è un materiale molto più duro dell'argilla cruda e della paglia, quindi è stato rimosso ed è stato molto delicato rimuovere queste aggiunte, questi restauri invadenti e invasivi, diciamo come. E poi è un trattamento di consolidamento con una tecnica che sempre derivata dal restauro della carta, quindi con una polpa di cellulosa e che è un autentico inedito dal punto di vista della conservazione, cioè usare un materiale più leggero e che si sacrifica prevalentemente rispetto al materiale originario. In caso di crisi, il materiale aggiunto si sacrifica prima di quello originario, al contrario del gesso, che appunto essendo più duro tendeva a prevalere sull'argilla.